Siamo a Climaus 2011 a Bolzano con il dottor Cervato Eugenio, direttore marketing di Fassa Bortolo. La vostra azienda è particolarmente attenta alle nuove tendenze del mercato, sempre più orientate alla ecosostenibilità. Quali sono i prodotti che rispecchiano questa ecocompatibilità? In particolare gli intonaci, che è il nostro prodotto di punta, il nostro prodotto storico, e sugli intonaci abbiamo una linea completa di materiali ecocompatibili, certificati ANAB, cioè dall'Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, e quindi cicli completi per costruire e restaurare a misura di natura. Inoltre, recentemente, da poco più di un anno, produciamo lastre di cartongesso, e quindi il cartongesso è un prodotto naturale perché deriva appunto dal gesso e da carta riciclata, quindi è assolutamente ecocompatibile. La novità presente nella case history pubblicata nel nuovo numero di Tecneco è il sistema cappotto. In cosa consiste? Allora, innanzitutto il sistema cappotto è da molti anni che noi lo proponiamo. Abbiamo dei cicli che variano dalle lastre in polistirolo fino alle lastre in lana di roccia, e quindi diversificate in base alle esigenze e alle tipologie di costruzioni. In cosa consiste? Consiste nel proteggere, nel costruire attorno all'involucro edilizio una parete che permette di isolare termicamente, e quindi di ottenere un risparmio energetico sia nei periodi freddi, quindi isolando dal freddo, sia nei periodi di caldo, quindi riducendo quelli che sono i consumi di energia per raffrescare le abitazioni. Questo sistema è stato applicato alle torri di Piazza Drago a Jesolo Lido. Ci vuole delineare qual è stato l'impegno di Fassa Bortolo in questo intervento? Allora, innanzitutto, considerando la struttura, parliamo di due costruzioni alti 22 piani, quindi oltre 70 metri, e quindi la progettazione ha richiesto a noi come Fassa Bortolo il supporto da un punto di vista tecnico per trovare le soluzioni di applicazione del sistema cappotto, quindi tutto quello che è non solo l'adesione delle lastre alle pareti, ma tutto il ciclo applicativo, quindi partendo dal sistema di fissaggio fino al rivestimento che serve a proteggere la superficie della lastra. Grazie mille.